cercato di portare una qualificazione, un'analisi. Sono felice lo stesso, anche perché le sensazioni che avevo avuto stamattina mi facevano un po' paura, sinceramente. Quindi oggi pomeriggio ho cercato di mettersi tutta la testa che avevo, perché sapevo comunque di non essere nella stessa condizione fisica del 7 colli dell'anno scorso. Aver nuotato 23,6 è importante, mi sta dando tanta fiducia e quindi sono contenta lo stesso. E adesso incrocio le dita. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Insomma, però ci tenevi a fare questo 23 netto perché si è visto dal pugno che hai tirato nell'acqua. Ma in realtà il pugno era più uno sfogo, che non sono solita a fare queste cose, però mi è venuto proprio dal cuore. Infatti non ti avevo mai visto. No, più che altro perché davvero dopo stamattina ero un po' titubante, sono sincera, e ho avuto anche un attimino di sconforto oggi, quindi... ci ho messo tutta la grinta che avevo, tutta la testa, e sono felice comunque di esservi ripetuto. Questi tre mesi che hanno diviso la parte in vasca corta, raccontaceli un po' come stanno procedendo i lavori. È una stagione molto lunga, perché comunque ho finito il 2 agosto e ho riniziato il 20. E iniziare la stagione il 20 di agosto è tosta. Però è stata una prima parte di stagione bellissima per me, dopo Kazan, dopo Abu Dhabi, è stato veramente bello, emozionante, e adesso spero di riuscire a finire la stagione nel migliore dei modi, anche se la stanchezza si fa sentire. Però ci sono tanti appuntamenti e io sarei felicissima di nuotarli tutti, perché per me comunque il mondiale sarebbe la prima esperienza di un mondiale in vasca lunga, quindi ci terrei a farlo, anche perché sono quasi alla fine della mia carriera e mi piacerebbe averle nuotate tutte le manifestazioni importanti.